Ciao e benvenuto in questo allenamento dedicato alla tonificazione di gambe, addominali e glutei. Io sono Marco Caggiati, il fitness mental coach delle donne e ideatore dell'Accademia Online Bella in Forma per Sempre. E lei è Enrica, anche lei, coach dell'Accademia. Oggi ti aspetta un po' di riscaldamento, poi andremo a lavorare proprio a blocchi distinti, prima con le gambe, poi con l'addome, poi con i glutei per due sequenze di esercizi differenti. E ora pronta a darci dentro, incominciamo con il riscaldamento. Bene così, comincia a muoverti e a respirare profondamente. Inspira dal naso, espira dalla bocca e concentrati mentalmente su quello che andrai a fare in questo allenamento. Di riscaldamento ti aspettano 4 minuti, un minuto per ogni esercizio. Ti ricordo che il riscaldamento serve per accenderti, per aumentare la temperatura corporea, per aumentare la frequenza cardiaca e per, ripeto, settarti mentalmente sull'allenamento. È importante connetterti col tuo corpo. Bene così, mancano solo 15 secondi e poi passiamo al secondo esercizio. 5 secondi. 4. Ok, cambio esercizio, fai un doppio step touch e poi vai in torsione col busto e tira il pugno. Cominci a tirarlo piano, ok, a mettere lì solo il braccio, e poi man mano che passa il tempo ci metti sempre più energia, come se dovessi colpire realmente un bersaglio, qualcosa magari che ti dà fastidio anche a livello concettuale. Bam! Quando tiri il pugno, espira. Bene così, bravissima. Senti la temperatura corporea che sta aumentando anche la frequenza cardiaca. Bene così, vai che oggi ci divertiamo. 10 secondi al cambio esercizio. Ok, cambia, quando vuoi. Così. Leg curl, vai col tallone bene verso il gluteo. È il ginocchio che va indietro insieme al piede. Questo, mi raccomando, completamente diverso rispetto a fare questo. Indietro, flette il ginocchio ed estendi l'anca. Brava, così. E continua a respirare profondamente. Venti secondi, cambio esercizio e ti aspetto all'ultimo minuto di riscaldamento. 10 secondi. E quando vuoi, cambia. Bene, salto della corda portando un piede in avanti. È un salto singolo. Ok, fai girare bene anche le braccia. Finito il riscaldamento, iniziamo la fase centrale. Mi raccomando, rispetta il tuo livello di allenamento, dato che questo è un allenamento fatto per tutte e per nessuna, non è studiato sulle tue caratteristiche. Se non riesci a seguirci per tutta la durata dell'allenamento, ti fermi un po' e poi riparti, o se lo senti troppo facile può essere, ripeto, perché non è studiato sulle tue caratteristiche, a differenza di quello invece che trovi nella nostra Accademia Online, dove tutto è costruito sulle tue necessità. 15 secondi e poi iniziamo la fase centrale dedicata alla tonificazione. Cominciamo con le gambe. 3, 2, 1, bravissima. Stop. Allora, 50 secondi di lavoro e 10 secondi per cambiare esercizio e per recuperare un attimo. Stacco singolo. Pronta? Via. Ok, come se facessi un stacco da terra, però lo fai singolo. Mi raccomando, pieghi la gamba dietro, quella davanti rimane sempre
semi piegata, in questo modo, da tesa la sblocchi un attimo, scendi e sali con la schiena bella dritta, scendi verso il terreno e sali. Quando risali, contrai il gluteo della gamba avanti per aumentare il lavoro anche sul gluteo, parte posteriore della coscia e gluteo. Bene, così inspira quando scendi, espira quando sali, scendi, 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 su. Quando finisci la risalita, contrai entrambi i muscoli glutei. Inspira, espira, bravissima così. E stop, 10 secondi, adesso mi recupero. Ricordati che gamba hai utilizzato adesso perché dopo farai quella successiva. Adesso però facciamo un altro esercizio su uno squat in tre tempi. Ok, mi raccomando, gambe extra rotate, ben divaricate, guarda bene come abbiamo i piedi e scendi bene all'altezza delle ginocchia. Pam, 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 stringi i glutei. 1, 2, 3, stringi i glutei. Brava così. Bene con i glutei all'altezza delle ginocchia. Giù, giù. Prova sempre un ritmo respiratorio all'interno del ritmo dell'esercizio. E tieni bene in asse anche ginocchia e caviglie. Occhio a non fare questo. Sempre in asse. Ok, stop. Ora, 10 secondi per cambiare esercizio. Fai la gamba opposta rispetto a quella che hai fatta prima. Quindi se avevi la gamba sinistra avanti, adesso la gamba sinistra è indietro. Pronta? Via. Stacco da terra, singolo. La gamba rimane semitesa. Ok? Semitesa. Così, bloccata. Scendi. Si piega solo la gamba dietro. Ok? Giù. Quella davanti rimane bloccata in semiflessione. Bloccata così. Guarda bene, blocchi, scendi, non si piega la gamba avanti, si piega solo quella dietro, così, piega il meno possibile quella davanti, rimane così, una piccola, un piccolo piegamento, lo blocchi lì e poi scendi. L'ultima ripetizione. Ok, bene, ora facciamo uno squat ancora e alterni uno squat a destra e un affondo laterale, squat e affondo laterale, passo, squat e affondo laterale, bene così, bravo, e affondo laterale. Mi raccomando, quando fai l'affondo laterale i piedi sono sempre paralleli. E ancora una volta, ginocchio sempre in asse sul piede. Inspiri quando scendi. Espiri quando sali. Quando sali, come se dessi un calcio. Bam, bella esplosiva. 10 secondi ancora. E poi lavoriamo sull'addome. Ok, ora veloce a terra sulle mani, facciamo un plank to side, da front andiamo inside, palle bene sulle mani, pronte per partire, giri e torni nella posizione di plank. Mi raccomando, i glutei sono sempre all'altezza del busto, i glutei sono contratti, il bacino retroverso e il peso del corpo sempre sulle mani, palle sulle mani. Prova un ritmo respiratorio, puoi espirare quando vai in torsione e inspirare quando scendi. Bravissimo. Qua lavoriamo sugli addominali, retti, obliqui. E mancano solo 10 secondi, dai che stai facendo un ottimo lavoro, ormai siamo dentro completamente l'allenamento. Ultima ripetizione, giù e sdraiata, pancia in alto, sdraiata supina, flesso torsioni del busto con flessione d'anca. Ok, da questa posizione scella verso il ginocchio e torni. Bene. Ora puoi decidere se fare l'esercizio appoggiando completamente il piede a terra
oppure sfiorando e basta, sfiori col tallone in modo da sentire tensione. Ok, fai il movimento così e sfiori, su, sfiori, vedi tu, o appoggi o sfiori, se non appoggi è molto più difficile. Per iniziare, se è la prima volta che lo fai, ti consiglio di tenere appoggiato. 15 secondi. La parte del lombare della schiena deve sempre stare a contatto col terreno. Meno 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ora facciamo un plank sulle mani, dove con le gambe divaricate vai a toccare il gluteo. Tocchi il gluteo e torni. Tocchi il gluteo e torni. Tocchi il gluteo e torni. Mi raccomando, guarda bene come lo faccio. Il bacino deve rimanere immobile. Anche il busto, l'unica cosa che si sposta è la mano. In questo modo lavori tanto con tutti i muscoli stabilizzatori, gli addominali trasversi, bloccata come se avessi un bicchiere di champagne sull'osso sacro, colmo, e devi rimanere colmo così. Espira quando tocchi il gluteo, stringi forte i glutei, risucchia l'ombelico. 5 secondi e stop. Adesso veloce di nuovo sul tappetino, pancia in alto, metti le mani in questo modo sotto l'arco lombare, bacino retroversione, schiacci bene le mani, poi porti per fuori una gamba a 45 gradi e torni. La gamba, diciamo, che non lavora, quella che è ferma, rimane esattamente dove l'hai lasciata. Il ginocchio esattamente sull'anca. Così. Bravissima. Se quando apri l'anca senti una sorta di toc, può stare. È normale, basta cambiare un po' l'angolazione, vedrai che sparirà. Parte lombare della schiena incollata al tappetino. Mancano 8 secondi e poi lavoriamo in isolamento sui glutei. E stop. Ok, ora in appoggio. Sugli avambracci, bacino retroverso, vai in estensione ed anca col ginocchio flesso. Scendi, sali. Mi raccomando, il bacino retroverso, come se dovessi chiudere una coda in mezzo alle gambe. Parte lombare della schiena è bloccata, risucchia l'ombelico. Bene, inspira ed espira. Bravissima. Ancora 10 secondi. Poi con la stessa gamba che stai utilizzando adesso, metti su un fianco. Se stai usando la gamba sinistra, vai sul fianco destro. Ok, mettiti sul fianco. Facciamo delle extra rotazioni d'anca. Partendo qua, parti da questa posizione e poi vai in extra rotazione, così. Quando vai in extra rotazione, contrai forte il gluteo volontariamente, parallelo al terreno, extra rotazione. Bene così. Ok, molto bene. Avanti così e ti ricordo che nella nostra accademia, oltre all'allenamento costruito sulle tue necessità, trovi anche un percorso di mental coaching per far sì che tu possa essere assolutamente costante e determinata per sempre. Ok, questo è un aspetto molto molto importante. 10 secondi. Meno 3, 2, 1, ti rimetti in appoggio sugli avambracci e adesso lavoriamo con tutta la gamba che non hai ancora lavorato. Quindi se hai fatto la gamba sinistra, adesso fai la destra o viceversa. Pronta? Via. Ok, bacino retroverso, risucchio l'ombelico. Brava.
Ed infine ti ricordo che in Accademia trovi anche un super percorso per migliorare la tua consapevolezza nutrizionale. Ci sono delle diete già da seguire, delle ricette da sperimentare, tutto quello che ti serve per dare al tuo corpo tutto il sostentamento, tutto il nutrimento che serve per mettere poi a frutto l'allenamento. Perché se ti alleni bene ma mangi male, i risultati non li ottieni. 15 secondi. Brava, quando sali contrai volontariamente il gluteo, stringi forte, 5 secondi al termine. Bene, su un fianco, ancora le extra rotazioni. Pronta? Via, extra ruota, vai e blocca la gamba parallela al terreno. Con questo esercizio finiamo il primo giro, diciamo il primo blocco di lavoro su gambe, addome e glutei, poi si riparte da capo con esercizi diversi però. Bravissimo. Inspira quando allunghi la gamba, espira quando extra ruoti. Il busto rimane bene in avanti, extra ruota e contrae volontariamente il gluteo. 15 secondi. Che stai facendo un ottimo lavoro, continua così. Meno 5, 4, 3, 2, 1, in piedi, torniamo a lavorare con la gamba, con la coscia. Contraffondi alternati, gamba destra, gamba sinistra. Pronta? Via. Ok. Fai un passo indietro, più profondo possibile, ok? Se senti tirare la gamba davanti e la gamba che va dietro, vuol dire che l'affondo è troppo lungo, quindi fai un po' più corto. Ok. Fai attenzione che la linea che scende dal ginocchio caschi idealmente tra l'inizio e la fine dei lacci. Deve cascare qua. Bene. Peso del corpo sempre tendenzialmente sul tallone della gamba avanti. Inspiri quando scendi, espiri quando sali. L'ultima ripetizione. Ok, adesso ti aspetto uno squat con l'arrivo sulla punta dei piedi. Scendi, squat, punta dei piedi, squat, punta dei piedi. Bravissima. Ok. Mi raccomando, rimani quel mezzo secondo sulla punta dei piedi che ti obbliga a lavorare anche con tutti i muscoli posturali. Bene, scendi, blocca, inspira, espira, bravissima. Bene così. Venti secondi ancora. Dieci. L'ultima ripetizione e adesso preparati a fare degli affondi sempre alternati, però questa volta in avanti. Pronta? 3, 2, 1, via. Sempre lo stesso concetto, più ampio è, meglio è l'affondo, senza però sentire eccessiva tensione nella parte interiore della coscia che sta dietro. Peso sempre sul tallone, l'ultima cosa che abbandona il terreno, appunto il tallone, alzi la punta del piede e spingi forte sul tallone. Inspira, sfiora il ginocchio della gamba dietro il terreno, sfiora il terreno e su. Bravo. Bene, così vai avanti. 10 secondi. Bene, e ora ultimo esercizio di questo blocco, è una combinazione di due esercizi, uno squat in apertura e uno squat con le gambe chiuse. Via. Apri, gambe chiuse. Apri, gambe chiuse. Vai.
uno squat con le gambe aperte e uno squat con le gambe chiuse. Bene, inspira quando scendi, espira quando sali. Bene così, determinata fino in fondo, determinata a fare un ottimo lavoro. Così, Enrica non ha ancora perso il sorriso, quindi posso stancarla un po' di più. Dieci secondi e poi finiamo anche questo blocco dedicato alle cosce e andiamo sugli addominali. Stop! Preparati a terra sugli avambracci, un plank normalissimo sugli avambracci, talloni a contatto, le punte dei piedi divaricate, bacino super retroverso, blocca della posizione. Spingi forte talloni l'uno contro l'altro, così lavori anche con l'interno coscia. Stringi forte i glutei, bacino super retroverso, l'ombelico va verso il soffitto, fallo uscire dalla schiena. Bene così, rendilo intenso. Stringi forte i glutei, risucchia l'ombelico, bam, bloccali, brava. Stai lì, stringi quelle chiappe lì che vedo che le molli, 15 secondi. 10 secondi. Poi facciamo un crunch con le gambe messe a rana, farfalla. E stop! Girati. Supina. Faccia in alto. Piante dei piedi unite, mani dietro la nuca, bacino retroverso e via. Brava, porta lo sterno verso il pube, chiuditi a riccio, questo, sterno verso il pube, mentre mantieni sempre la parte lombare della schiena incollata al terreno. Bravissima, fuori. Dieci secondi e poi di nuovo in plank sugli avambracci, però con la torsione della zona lombare. L'ultima ripetizione e stop. Plank sugli avambracci, le gambe divaricate quel tanto che basta per fare questo movimento. Ci vuole lo spazio per farlo. Spalle sempre sui gomiti e via. Torsione. Brava. Ottimo. Sempre col bacino retroverso. Così. Il bacino rimane sempre in linea con il dorso. Così. E le spalle sempre sui gomiti. Brava così. Trova un ritmo respiratorio all'interno del ritmo dell'esercizio. Brava così. Tre, due, uno e stop. Di nuovo, pancia in alto. Facciamo un side to side crunch. Ok, porta le mani vicino alle orecchie, bacino retroverso e via. Sali come se dovessi portare qualcosa a qualcuno lateralmente. Fai perno bene su una spalla, su, mentre risucchi l'ombelico e espiri profondamente. Fuori. E fuori. Brava. Sali bene col petto, su. Così, fino in fondo. Fino all'ultimo secondo di allenamento. Su. 20 secondi. Poi ti aspettano gli ultimi 4 minuti di allenamento dedicati ai glutei e poi un po' di stretching alla fine. L'ultima ripetizione. Ora, rimani lì, recupera un attimo. Abbiamo delle elevazioni del bacino con apertura e chiusura delle gambe. Pronta? Su. Ok. Stai in tensione isometrica, quindi stai su col pube. Poi
apri e chiudi le gambe, mentre stringi forte i glutei, il pube va verso il soffitto, l'ombelico verso il terreno. Bene così, mentre stringi, contrai volontariamente i glutei. Oh, brava. Apri e chiudi, trova il tuo ritmo respiratorio. Dai, dai, che ormai siamo alla fine. È solo una questione di pochi minuti. Mancano solo 10 secondi. Brava, brava, così, così, fino in fondo. Meno 5, 4, 3, 2, 1. Bene. Ora, sempre elevazione del bacino, cavalli una gamba, ci porti bene, porti la caviglia sul ginocchio, lavoriamo su una gamba e basta, pronta, via, sali e scendi, espira, sali, inspira e scendi. Mi raccomando, il bacino deve stare sempre in asse, in bolla, ok? Le due creste iliache devono essere sullo stesso asse. Così. Espira, sali. Inspira, scendi. Let me swim deep, find a better way. Something to light up a spark again. So lift me up to. Ancora 10 secondi. Poi ricordati bene la gamba che stai lavorando ora, perché faremo un altro esercizio e poi l'altra gamba. L'ultima ripetizione è giù, entrambe le gambe a terra, facciamo dei molleggi alti, sempre in elevazione del bacino, bacino super retroverso, dentro l'ombelico, su, rimani su, micro molleggi, vai a strizzare bene i glutei, su, su. Mi raccomando, peso del corpo sui talloni, puoi anche volendo tirare sulle punte dei piedi come sta facendo Enrico in questo momento, e su, su col pugno, su, su, dentro l'ombelico, pube verso il soffitto. Tira ogni movimento. Bravissima. Ancora poco, meno 5, 4, 3, 2. Uno, giù, di nuova gamba cavallata, lavori sulla gamba sulla quale non hai lavorato prima. 3, 2, 1 e via, su. Mi raccomando, bacino in bolla. Su. Ok. Porta il bacino, il pube, il più possibile verso il soffitto e dentro l'ombelico. La pancia deve sparire. Dai che ormai sei alla fine. Stai con noi fino alla fine, fino alla fine ti aspetta lo stretching. Su, su, su. Quindici secondi. Su bene col pugno. Su, 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 su. Così. Bravissima. Meno 4, 3, 2, 1, ottimo lavoro, gambe al petto, venti le ginocchia, tiri forte, stai lì, ti rilassi, più fatica, non c'è più tensione muscolare, non c'è più bruciore, va tutto bene. Bene così, rilassati. Pensa all'ottimo lavoro che hai fatto. Giù lentamente, una gamba alla volta. Ok, giù anche l'altra. Ti alzi in piedi. Se ti gira la testa lentamente. E facciamo un po' di stretching del quadricipite. Tallone verso gluteo. Poi avvicini entrambe le ginocchia. Se non hai un cristiano sul quale appoggiarti, ti puoi appoggiare alla parete, come vuoi. Non è un esercizio per migliorare l'equilibrio. Ok? Ti appoggi dove vuoi, anche con la gamba. Avvicina bene entrambe le ginocchia,
stai bella dritta. Se non senti tensione, vai indietro solo estendendo l'anca con la gamba, in questo modo. Il busto rimane fermo. Ok, giù lentamente. Cambio. Mi raccomando, lo stretching è sempre importante, sempre bene importante allungare i muscoli, motivo per il quale all'interno della nostra accademia ci sono degli allenamenti della durata di 30 minuti dedicati proprio solo all'allungamento muscolare. Molto bene, giù lentamente. Adesso facciamo tre respirazioni profonde. Inspira uno, fuori, ancora dentro, inspira, fuori. Adesso per la terza e l'ultima volta, inspira, chiudi tra le mani l'aria, qualche eventuale residuo di cattivo pensiero lo butti fuori da te, perché hai fatto un ottimo lavoro e ti meriti la nostra triplice pacca sulla spalla, un 5 virtuale, 5 reali di Enrica. E mi raccomando, se sei interessato a fare un lavoro personalizzato che rispetti le tue caratteristiche, che ti aiuti a essere anche super costante in quello che fai e che ti insegni a mangiare, puoi fissare una sessione strategica gratuita con una delle nostre consulenti Bene in Forma per Sempre, dove ci puoi spiegare quali sono le tue necessità e le nostre ragazze saranno felici di dirti come il nostro metodo può esserti d'aiuto. Trovi il link qui in descrizione. E ora, in ogni caso, ricordiamo che se ti è piaciuto questo allenamento, e dato che sei arrivata fino in fondo sicuramente ti è piaciuto, metti un like e un commento, perché altrimenti sei una super fetente, lo diciamo, sì, ecco. Molto bene, ci vediamo in un prossimo video.